Benvenuti all'appuntamento con il telegiornale di Telenuova. La Procura di Salerno, dopo le indagini svolte dalla squadra mobile della Questura, ha proceduto all'arresto di un disoccupato di 50 anni che sarebbe l'autore della rapina al patronato di Via Scaramella venerdì sera. Armato di pistola, aveva anche ferito una dipendente del CAF incinta di 6 mesi. Determinati per risalire all'uomo, la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza degli esercizi commerciali del la zona. Tutti i dettagli nel nostro primo servizio. Sarebbe un 50enne di Salerno disoccupato, l'autore della rapina di venerdì scorso al patronato CAF di via Scaramella a Salerno, che ha portato al ferimento di una donna di 35 anni al 6° mese di gravidanza, per fortuna in modo non grave. La Procura della Repubblica di Salerno ha infatti emesso un decreto di fermo, eseguito dalla squadra mobile, per i reati di tentato omicidio, porto di arma comune da sparo in luogo pubblico e rapina. Le indagini sono state eseguite dagli agenti della squadra mobile della Questura di Salerno e hanno permesso di ricostruire i movimenti del rapinatore nelle fasi immediatamente successive al ferimento della donna. L'uomo, dopo aver portato via una borsetta e consumato la rapina, si era allontanato dal patronato, arrivando a percorrere il lungomare fino a tornare nella sua abitazione nei pressi della stazione ferroviaria di Salerno. Non aveva fatto i conti, però, con i sistemi di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali, le cui immagini sono state raccolte e visionate dalle forze dell'ordine. In una di queste si nota in modo netto il volto del rapinatore e dopo una rapida ricerca si è arrivati all'identità dell'uomo. Quest'ultimo ha cercato di mischiarsi alle persone che erano per strada, spogliandosi anche del giubbotto di colore blu scuro che indossava anche durante i momenti della rapina. La visione dei numerosi filmati ha indotto le forze dell'ordine a pensare che dietro al fatto ci sarebbe proprio questo 50enne disoccupato. Gli agenti infatti hanno provveduto anche ad effettuare una perquisizione domiciliare durante la quale sono stati trovati indumenti uguali a quelli utilizzati durante la rapina e su un pantalone rinvenute anche tracce di colore rosso che presumibilmente sono tracce ematiche umane. La scorsa notte l'uomo è stato poi interrogato lungamente anche se si è avvalso della facoltà di non rispondere. È apparso comunque evidente che alcune dichiarazioni erano perlomeno contraddittorie, tra l'altro smentite dalle immagini delle telecamere che lo inquadravano all'interno di un bar. In evidente stato di shock, forse a causa anche di un malore, è stata ritrovata in Piazza della Concordia ieri sera la figlia 24enne di Eugenio Tura De Marco, ucciso dal fidanzato della ragazza sabato scorso. Sul posto sono giunti i volontari dell'Humanitas e della Croce Rossa che hanno subito trasportata in ospedale dove è ricoverata in osservazione. A chiamare i soccorsi è stata una persona che l'aveva vista in stato di agitazione. Le sue condizioni di salute sono buone. E a Salerno resta una città sicura, ne è convinto il prefetto Malfi, che lo ha dichiarato a margine del vertice del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Il questore di Salerno, Alfredo Anzalone, ha detto che ci saranno più uomini in strada, sia in divisa che in borghese. I dettagli nel nostro prossimo servizio. Iniziative congiunte tra forze dell'ordine e polizia municipale per rinforzare i controlli in città e rafforzare il clima di sicurezza. Si punta a riorganizzare le competenze e a porre maggiore attenzione per alcune zone grigie della città per preservare la sicurezza e la tranquillità dei cittadini. Così il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, dopo la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato d'urgenza ieri pomeriggio in prefettura dopo una serie di reati commessi in città. Salerno non è un far west, anche se tutto quello che si sta verificando in questi giorni sta causando un allarme e una tensione sociale tra le persone. Vogliamo, ha detto il prefetto Salvatore Malfi, non solo rafforzare la sicurezza reale ma anche quella percepita, perché anche quello è un valore. Sentirsi sicuri è importante, come essere concretamente sicuri. Ci saranno più uomini in strada, sia in divisa che in borghese, come ha garantito il questore di Salerno Alfredo Anzalone, che confida nella collaborazione dei cittadini. Proprio grazie a loro le forze di polizia hanno catturato alcuni malviventi. Non siamo a livelli di guardia, ha rimarcato il primo cittadino di Salerno ai nostri microfoni. Più che altro ci sarà una riorganizzazione delle competenze specifiche.
nel senso che insieme collaboreremo ad una serie di iniziative sul campo, cose che per la verità noi già compiamo ma intensificheremo, per tentare di fare luce su qualche zona grigia con azioni interforze, perché i livelli di civiltà che sono stati raggiunti nella nostra città, nella città di Anzio De Luca, devono essere salvaguardati, ovvero le conquiste di civiltà non sono aspetti che si conquistano una volta per tutte, ma vanno continuamente rinvigorite e vanno continuamente preservate. Noi abbiamo un dono prezioso della nostra città che è la sicurezza e la tranquillità, e intendiamo custodirla a lungo e anzi potenziarla. C'è anche un aspetto, che c'è una sicurezza reale e una sicurezza percepita. Se noi dovessimo dare uno sguardo agli aspetti statistici, freddamente statistici, riscontreremmo una diminuzione dei reati del 9% rispetto all'anno scorso. Però c'è un aspetto afferente alla sicurezza percepita che invece va salvaguardata, va curata, perché ci sono state una sequenza di episodi criminali in un breve lasso di tempo che ha destato allarme sociale, e l'amministrazione comunale intende collaborare anche dal punto di vista psicologico, se così raccontabile, e tranquillizzare i cittadini. Non siamo, questo lo posso dire con assoluta certezza, non siamo ai livelli di guardia, molto al di sotto, ma è utile che noi preveniamo piuttosto che curare. Devo dire che gran parte dei reati che sono stati commessi sono stati già perseguiti, sono stati acciuffati i malfattori, altri sono in corso di arresto. Sì, voglio dire, da questo punto sono anche episodi, se volete, minimi, ma meritano un'assoluta, assoluta attenzione. E su questo noi, insieme alle altre forze delle Polizie di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, eccetera, tenteremo di dare un ulteriore contributo. Si sta pensando anche di allungare il turno dei vigili urbani di notte, soprattutto nei fine settimana? E questo è un aspetto che riguarda le prerogative del comandante Cantarella, che è un eccellente dirigente. Noi facciamo i conti con aspetti di un corpo della Polizia Municipale che comincia a segnare il passo per quanto riguarda anche gli aspetti anagrafici, e quindi abbiamo delle difficoltà nella composizione dei turni, abbiamo avuto anche delle vertenze dure con il sindacato, ma nell'ambito di questi vincoli che pure esistono, il comandante Cantarella farà una serie di ipotesi di lavoro sulle quali naturalmente noi affineremo l'analisi, ma al momento è intempestivo parlarne. Continuiamo con la cronaca. Primo fermo per gli scontri avvenuti prima del fischio d'inizio di Aversa Normanna Cavese, match valevole per il girone di Serie D. I supporters ospiti avevano sfondato l'ingresso loro riservato e sono venuti in contatto con le forze dell'ordine, dove è rimasto ferito un dirigente del commissariato di Aversa, il dottor Iodice, derubato del suo manganello. Una volta entrati hanno anche divalto una rete del cancello che separa il settore ospiti dal campo di gioco. I caschi blu, circa 200, al termine della partita hanno scortato gli ultras ospiti in un luogo sicuro per identificarli e perquisirli. Nell'accurato controllo è stato arrestato un uomo di Cava dei Tirreni per concorso in resistenza a pubblico ufficiale pluriaggravata con lesioni, nonché di rapina pluriaggravata e violazione della legge DASPO, articolo 6. Si contesta anche di aver scavalcato la rete e di essere entrato in campo. L'uomo è stato giudicato per spaccio di droga, denunciato più volte sempre per fatti legati allo sport. È stato identificato grazie all'attività di polizia ed è stato processato questa mattina per dilettantismo al Tribunale Napoli Nord di Aversa. Evasione di un detenuto che era stato portato all'ospedale Cardarelli di Napoli per gravi motivi di salute, in applicazione delle disposizioni sui gravi motivi di salute. A quanto si apprende, l'uomo era stato trasferito nella struttura sanitaria ieri sera, ma questa mattina è riuscito ad eludere la sorveglianza divincolandosi e quindi a fuggire. L'uomo è condannato per diversi reati e il fine pena per l'evaso scade nel 2030. Le carenze di organico ausiliare logistico del Tribunale di Nocera Inferiore potrebbero essere tamponate grazie ad un progetto che coinvolge gli ex operai Alvi. L'intesa vede insieme il Comune Nocerino, la Corte d'Appello di Salerno e la Regione. Si sarebbe alle battute finali. Vediamo.
dare un servizio al Tribunale ma anche recuperare dal punto di vista lavorativo gli ex dipendenti Alvi. Un importante e innovativo progetto in fase di attuazione a Nocera Inferiore. L'iniziativa vede insieme il Comune, la Regione Campania e la Corte di Appello di Salerno. Questa mattina c'è stato l'incontro decisivo. La sinergia consente di recuperare circa 20 ex operai della catena di supermercati Villani, ex lavoratori della centrale distributiva, impiegati nella piattaforma e negli uffici commerciali e amministrativi. Gli operai da recuperare hanno un'età compresa tra i 35 e i 60 anni. Insomma, per alcuni si tratterà di accompagnarli alla pensione. Grazie all'interesse dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Manlio Torquato, sembra che la procedura sia alle battute finali. Importante pure la mediazione del sindacato, in particolare quello della CISL. La procedura ha avuto una svolta con la nomina del nuovo presidente della Corte di Appello. Il prossimo passo sarà la convocazione di un tavolo istituzionale all'assessorato al lavoro regionale per mettere nero su bianco quanto finora programmato. Bisognerà in particolare sciogliere il nodo fondi. I tempi sembrano essere comunque brevi. Forse entro la primavera la collaborazione potrebbe essere avviata. Gli ex Alvi potrebbero servire a tamponare alcuni buchi d'organico, coprire in particolare le funzioni di logistica e segreteria. Le mansioni saranno meglio definite comunque in regione. L'amministrazione giudiziaria nocerina potrebbe dunque tirare un sospiro di sollievo. Troppi disagi a cui è quotidianamente sottoposta, tutti problemi legati per lo più all'esiguità del personale ausiliario. E continua la lamentela per la mancanza di personale da parte dei giudici di pace, del loro coordinatore e degli impiegati della sezione di Nocera Inferiore. Un appello lanciato ai responsabili della giustizia circondariale e al Ministero. Vediamo. Una situazione a dir poco imbarazzante e preoccupante. Quella che si sta vivendo presso il Tribunale di Nocera Inferiore e in particolar modo negli uffici dei giudici di pace. Solo 7 unità lavorative per garantire il lavoro di 14 giudici di pace ed espletare circa 12.000 pratiche giudiziarie all'anno. Gli impiegati sono stanchi, ma ancora di più lo sono i giudici di pace e la coordinatrice, costretti a lavorare in maniera poco decorosa e senza alcuna attenzione da parte dei responsabili del Tribunale e della Corte di Appello, ai quali sono stati chiesti più volte impiegati e qualche forza lavoro, anche se part-time. I giudici di pace, stanchi di vedere il loro lavoro svanire in quanto le sentenze non possono essere pubblicati proprio per mancanza di personale, si sono decisi di far sentire la loro voce e le loro proteste, e per esse il giudice Gaudino si lamenta così ai nostri microfoni. È drammatico perché non c'è più un logico rapporto tra quello che è sia il bacino di utenza, che è notevole, ci troviamo a Nocera Inferiore, inutile che venga a dire i dati demografici perché penso che li conoscete già, ma soprattutto il contenzioso che viene attivato in questo solo ufficio, l'anno scorso è stato di circa 11.000 cause per quanto riguarda il civile e oltre 1.200-1.300 cause, se non sbaglio, per quanto riguarda il penale. In tutto questo funzionano la bellezza di 14 giudici che hanno un bel ruolo da attivare e nello stesso momento ci sono solamente 7 impiegati. Che devono espletare le pratiche per far lavorare i giudici. Esattamente, che sono il motore praticamente per far lavorare i giudici. A questo punto, così come sta l'ufficio, nonostante che ci sia stata una riduzione notevole, perché mi risulta che questo ufficio aveva addirittura in carico 22 impiegati, siamo arrivati a 7. Di recente 2 impiegati sono venuti meno per motivi di pensionamento, per raggiungere i limiti di età, e la sostituzione mai. Quindi 7 persone di cancelleria per 14 giudici e circa 12.000 cause tra civile e penale è
una proporzione impossibile. Ovviamente con di questo passo l'ufficio rischia la paralisi. Un aiuto per navigare nel mare agitato della burocrazia italiana è lo sportello telematico SOAP che il Comune di Pagani attiverà dalla prossima settimana. Questa mattina la presentazione ai rappresentanti di categoria. Vediamo. Una piattaforma telematica dedicata alle attività produttive. Pagani si rimette al passo con i tempi e attiva dal 1 marzo lo sportello telematico SOAP. Un importante passo avanti, un aiuto concreto alle imprese legato al miglioramento dei processi di informatizzazione e di comunicazione che l'amministrazione sta portando avanti. All'incontro di presentazione in programma questa mattina nell'aula consiliare sono intervenuti commercialisti, commercianti, imprenditori locali che dalla prossima settimana avranno un aiuto in più per navigare nel mare agitato della burocrazia italiana. Noi abbiamo attivato questa convenzione per dare un servizio alla comunità, agli imprenditori e al settore commerciale per essere molto più efficaci ed efficienti sul settore, per snellire soprattutto le pratiche burocratiche. Telematicamente quindi si compileranno tutte le attività come può essere una SCIA e quindi basta un semplice clic per mandare tutta la documentazione all'ente preposto. Ormai le pratiche saranno snellite, ci sarà un punto di coinvolgimento tra la Camera di Commercio e i comuni, quindi uno snellimento delle pratiche, una velocità nelle stesse. Ovviamente anche Confcommercio attiverà questo servizio di SUAP, quindi saremo anche noi come sportello ad inviare le pratiche al SUAP autonomo del comune. Entro la fine dell'anno inaugureremo l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, lo ha annunciato il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, tracciando un bilancio dei primi 2 anni di lavoro della sua gestione. È certo, ha detto Renzi, che in 2 anni molte iniziative stanno andando avanti. L'Italia aveva il segno meno al PIL e ora il segno più, ancora non sufficiente, così come sull'occupazione. C'era una legge elettorale bloccata che abbiamo fatto, così come la riforma della scuola. 245 nuove iscrizioni all'albo delle attività produttive a fronte di 210 cessazioni. Parliamo di commercio, dati allarmanti ad Angri, nonostante la lieve ripresa in provincia di Salerno. Tra i settori più colpiti, commercio al dettaglio, agricoltura, artigianato e costruzioni, resiste la ristorazione. Vediamo. I dati sul commercio ad Angri sono allarmanti nonostante il salernitano sia in ripresa. Difficoltà e disagi fanno sentire il proprio peso nonostante dati provinciali incoraggianti. Dall'analisi di dinamica imprenditoriale si evince come la ripresa sia molto lenta. Al 31 dicembre 2015, infatti, risultano complessivamente registrate nella città doriana 3.255 attività. Dato poco confortante, se si pensa che sono soltanto 36 in più rispetto al 2014. Inoltre, a fronte di 245 nuove iscrizioni all'albo delle attività produttive, si sono avute addirittura 210 cessazioni. Il presidente della Confesercenti Cittadina, Aldo Severino, è intervenuto sottolineando l'involuzione della crescita economica. Ad Angri, infatti, nel 2011 erano nate 363 attività e solo 93 erano cessate. Lo studio mostra come oggi la percentuale è molto più alta e i settori maggiormente colpiti sono quelli dell'agricoltura, che con 382 attività registrate, 13 in meno rispetto al 2014, ha visto 17 nuove iscrizioni e 29 chiusure, delle attività manifatturiere, con sole 5 nuove imprese e 17 cessazioni, delle costruzioni, che a fronte di 13 nuove attività ha registrato 20 chiusure. Anche il commercio all'ingrosso e dettaglio segna un trend negativo con 65 negozi aperti e 74 saracinesche abbassate. Nel trasporto e magazzinaggio poi 2 attività aperte e 10 chiuse. Un dato in controtendenza rispetto a Salerno. Secondo l'ultimo dato dell'osservatorio economico elaborato dalla Camera di Commercio, il bilancio imprenditoriale del 2015 della provincia sta infatti registrando un miglioramento che si attesta su un incremento di 1.370 imprese, circa il doppio di quanto si era registrato nell'anno precedente, con un significativo tasso di crescita del più 1,2%, determinato principalmente dal rallentamento della chiusura degli esercizi.
Oltre 800 imprese in meno hanno cessato le attività nell'anno appena concluso rispetto al 2014. Segnali positivi anche sul fronte dei fallimenti. Nel 2015 le imprese salernitane coinvolte sono state poco più di 200, il 12% in meno dell'anno precedente. Il presidente Severino, dinanzi all'evidenza di questi numeri, afferma: è indispensabile che tutti gli attori coinvolti si mobilitino per incentivare la nascita di nuove attività e per non abbandonare quelle che dopo tanti anni di sacrifici non riescono più a sopportare il peso della crisi. Lo Stato, conclude Severino, deve promuovere più investimenti per le imprese, migliorando l'efficienza del mercato del lavoro. L'amministrazione locale deve quindi studiare forme di agevolazione per i nostri commercianti. Questa è l'unica strada per non far morire definitivamente le nostre imprese, il nostro commercio, la nostra città. E parliamo ancora di lavoro, ma anche di licenziamenti di massa e separazioni. E attraverso la trasmissione di Telenuova Lavoro e Diritti, l'avvocato risponde con l'avvocato Vincenzo Spinelli. Scopriamo qualche anticipazione sulla prossima puntata nel prossimo servizio. Eccoci qua, ci siamo, settimo appuntamento, tutto pronto con Lavoro e Diritti, l'avvocato risponde con l'avvocato Spinelli, tante cose di cui discutere in questo nuovo appuntamento. In particolare parleremo di un caso che riguarda una ragazza, un estetista, che dalla notte al giorno si è vista licenziata per cause matrimoniali, no? Sì, purtroppo è così, c'è il caso di un estetista che ci ha scritto che fa il viaggio di nozze, si sposa, torna dal viaggio di nozze, apre la buca postale credendo che ci fosse una lettera di auguri, in realtà questa lettera era la lettera con cui l'azienda la stava licenziando, il centro estetico, la licenziava per causa matrimoniale, anche se nella lettera l'azienda scrive un qualche cosa di diverso, poi c'è una telefonata in cui si va ad ammettere il reale motivo e quindi ci occuperemo dei licenziamenti che avvengono per causa del matrimonio, cercheremo di capire se è possibile licenziare perché una donna si è sposata. Certo, ovviamente ci saranno anche tante cose che metteremo vicino a questo argomento, come per esempio le sanzioni disciplinari, sì. Perché molto spesso anche molti di noi pensano che la sanzione disciplinare sia solo l'estrema sanzione disciplinare, cioè il licenziamento. Non è così. No, non è così. In realtà quando parliamo di sanzioni disciplinari abbiamo vari tipi di sanzione dove cambia la gravità. Quindi andremo a chiarire quali sono queste sanzioni disciplinari e quando un'azienda può scegliere una sanzione piuttosto che un'altra. Quindi non solo di licenziamento, ma in generale delle varie sanzioni, se le sanzioni disciplinari si possono impugnare e poi tutto verrà ancorato a dei fatti di attualità, perché mi hanno già detto prima in redazione che sono state realizzate delle interviste. Certo, e le sentiremo, così come ci sono le vostre email che arrivano copiose, sempre acquisito giuridico @virgilio.it, che è l'indirizzo di posta elettronica di questa trasmissione. Io ringrazio ovviamente per la linea il TG, grazie avvocato, grazie. Ci vediamo per grazie la puntata a voi. Di Lavoro e Diritti. A dopo. Legalità, reti sociali, territorio, confrontarsi per crescere, il titolo di un convegno che andrà in scena a Sarlo presso l'Aula Consiliare il prossimo lunedì alle ore 10 e che vedrà tra gli interventi Paolo Romano, docente Link Campus University, e Franco Malvano, commissario regionale dell'antiracket ed anti-usura. Cambiamo argomento, parliamo dell'interrogazione da parte del gruppo regionale del Movimento 5 Stelle che chiede alla Giunta regionale ed in particolare al presidente De Luca di porre in campo misure a tutela del San Mazzano DOP, specie dopo le recenti dichiarazioni del commissario europeo all'agricoltura che prevede la possibilità di coltivare il prodotto anche in altre zone d'Europa e non soltanto in quelle di origine limitata. Vediamo. L'Europa vuole togliere all'agro-nocerino sarnese uno dei suoi indiscussi gioielli, il pomodoro San Marzano. Ma la difesa dello storico prodotto è ormai partita. Anche la politica, finalmente, si sta muovendo per cercare di tutelare al meglio quello che è un marchio, un brand, che avrebbe dovuto ricevere maggiori attenzioni già da tempo. Il Movimento 5 Stelle ha depositato un'interrogazione regionale auspicando che da Palazzo Santa Lucia venga fatto tutto il possibile per salvaguardare il pomodoro San Marzano DOP. I consumatori non vanno tratti in inganno
occorre salvaguardare la specificità del pomodoro San Marzano DOP, ha dichiarato Gennaro Saiello, consigliere dei Pentastellati, oltre che ad essere componente della Commissione Attività Produttive, che ha chiesto risposta in merito alla vicenda al presidente De Luca, alla Giunta e in particolare all'assessore al ramo Amedeo Lepore. A far scattare l'allarme, ricorderete, erano state le dichiarazioni del commissario europeo all'agricoltura Phil Hogan, che aveva affermato che la varietà di pomodoro San Marzano può essere coltivata anche fuori dalla zona geografica delimitata, quindi praticamente ovunque, in Belgio, dove già la produzione avviene, così come in altre aree. Allo sconcerto immediato, evidenziato dalle associazioni di categoria, in particolare il Consorzio di tutela del pomodoro San Marzano dell'Agro, hanno fatto seguito le prime proteste, in particolare dell'amministrazione comunale di San Marzano sul Sarno, che dà il nome al pomodoro stesso. Adesso arriva questa interrogazione del Movimento 5 Stelle e si spera che al più presto anche gli europarlamentari si sveglino e facciano di tutto per preservare la storia dell'agro. Franco Alfieri è il nuovo consigliere all'agricoltura e alla pesca di Vincenzo De Luca. La nomina di questa mattina, il presidente della regione Campania mantiene un altro impegno elettorale dopo che il sindaco di Agropoli dovette fare un passo indietro e ritirare la candidatura al consiglio regionale. Alfieri intanto ringrazia tale settore, scrive su Facebook: unitamente al programma di sviluppo rurale rappresenta una leva formidabile per lo sviluppo della nostra regione. Sono già al lavoro per affrontare questo importante incarico. Con Alfieri De Luca premia anche Casillo, affidandogli il ruolo di referente sul grande progetto Pompei. Un osservatorio regionale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza è stato istituito dalla Giunta regionale. L'intento dell'organismo è di conoscere e monitorare il panorama della condizione dei bambini e degli adolescenti sul territorio regionale ed ottimizzare la promozione dei diritti e delle opportunità dei soggetti in età evolutiva. L'istituzione dell'osservatorio sarà un utile strumento operativo della Giunta per identificare le aree a rischio, rilevare i bisogni dei bambini e degli adolescenti e verificare la rispondenza tra i bisogni e i servizi offerti, ha spiegato l'assessore Lucia Fortini, cui spetta la presidenza dell'organismo, che sarà composto da tecnici, esperti e rappresentanti del terzo settore. E sempre la Regione Campania ha pubblicato l'avviso per l'apprendistato di alta formazione e ricerca, il tutto nell'ambito del programma Garanzia Giovani in Campania. 3 milioni di euro stanziati, l'avviso prevede la concessione di incentivi all'assunzione, nonché il finanziamento di percorsi formativi in raccordo con le università, gli istituti tecnici superiori e gli enti di ricerca. Ai giovani assunti con questa tipologia di contratto sarà garantita una formazione coerente con le istanze delle imprese, conseguendo un titolo di studio di alta formazione svolgendo attività di ricerca. E non è passato inosservato, il nostro servizio è andato in onda ieri nei telegiornali, che si riferiva all'adozione della strada di via Sant'Erasmo di Pagani da parte di un privato, la Gambardella Cash. Prendendo spunto da quanto visto in TV, l'associazione Bersaglieri dell'Agro ci ha inviato un'email nella quale comunica di aver avanzato a sua volta una proposta all'amministrazione comunale di Nocera Inferiore per l'adozione di un monumento. Si tratta di una lapide ai caduti per la patria che si trova presso il colonnato del cimitero comunale, che è lasciata in uno stato di totale abbandono. La richiesta è stata fatta il 27 gennaio del 2015, pur procedendo qualche tempo fa ad alcuni lavori di pulizia. La lapide in questione meriterebbe un'attenzione continua. Sarebbe un grande onore per noi dell'associazione, scrive il presidente Luigi Sellitti, vedere accolta la nostra richiesta da parte dell'amministrazione Torquato. E parte all'albergo per anziani Santa Rita di Sarno il progetto Senior Chef, una competizione che coinvolge gli ospiti della struttura, che si sfideranno nella preparazione di piatti tipici e rivisitati. Il progetto si inserisce nella perfezione, nella molteplicità di attività delle strutture, tutte in funzione dei bisogni socio-relazionali degli anziani, delle loro attitudini e preferenze personali, nell'intento di stimolare la capacità cognitiva e creativa. Vediamo.
Unire tradizione ed innovazione, sapori di una volta e spezie recenti, profumi decisi ed aromi naturali. Tutto in forma di competizione con protagonisti gli ospiti dell'albergo per anziani Santa Rita di Sarno, che ha inaugurato il suo nuovo progetto denominato Senior Chef. Divisi in coppia, gli ospiti della struttura si sono sfidati preparando due piatti tipici, anche rivisitati. La giuria, composta dagli altri ospiti, ha tenuto conto dell'abilità nella preparazione, del sapore, della presentazione generale e del concetto di gusto. Ogni volta ci sarà un vincitore e la serata finale, in cui si sfideranno i trionfatori delle sfide precedenti, vedrà una giuria tecnica formata da esperti del settore. L'obiettivo è quello di portare avanti un concetto nuovo di terza età fatta di inclusione, socializzazione ed attività continue. Berretti rosse e berretti gialle, che significa? Due squadre. Certo, squadra gialla e squadra rossa. Ci fai preparando una parmigiana di melanzane, noi. La squadra rossa, pasta a patate. Sono i risultati di un progetto che abbiamo da poco iniziato, che vedrà proprio i nostri signori che si cimentano un po' nella realizzazione di piatti tradizionali. Oggi loro sono state le prime a cimentarsi in questa nuova attività e quindi sono emozionate e quindi aspettano con ansia il verdetto dei loro amici. Stiamo cercando di giocare sempre con l'alimentazione e il discorso di portare il segmento della persona alla terza età e non far vedere quei momenti bui di avvicinarsi a quello che poi è la morte, quindi automaticamente giorno dopo giorno vivono la vita con spensieratezza. Avete notato pure voi lo spirito goliardico che le signore mettono in cucina e la competitività nelle due squadre di poter dire qual è il piatto migliore, il mio o il suo. È indispensabile sia la goliardia sia l'empatia, perché entrare in un rapporto empatico con il paziente è fondamentale. Comunque parliamo di anziani, pensi che in media un anziano presenta almeno 3 patologie. Quindi il rapporto empatico e soprattutto il rapporto goliardico è molto importante, altrimenti c'è poca collaborazione del paziente e poi la terapia diventa anche più piacevole. Organizziamo queste serate appunto per stemperare, no, le loro giornate in modo più gioioso, e quindi organizziamo spesso delle giornate così. Stasera si è pensato di organizzare questa gara culinaria ormai molto di moda, Senior Chef, e quindi nonni in cucina, e loro ci credono, noi ci crediamo, ecco perché si fa gruppo, sinergia, e questa è una bellissima cosa, allietata con musica, quindi ripeto, si fa gruppo e questa è una cosa bellissima. Sarà inaugurato venerdì alle 11.30 la piccola biblioteca allestita all'interno dell'ospedale Andrea Tortora di Pagani su iniziativa dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi. La struttura, ubicata in uno spazio tra il reparto di oncologia e la sala chemio, servirà a sostenere ed accompagnare moralmente i malati di tumore durante i lunghi periodi di terapia e degenza. Si tratta di un segno di misericordia scaturito dal Giubileo della Comunicazione tenutosi lo scorso 23 gennaio nella Cattedrale di Nocera Inferiore. In quell'occasione è stato chiesto agli operatori della comunicazione intervenuti di donare un libro ai direttori, di regalare un abbonamento al proprio giornale. All'iniziativa hanno aderito alcune case editrici, Mondadori, Ave e Città dell'Editrice. L'area sarà intitolata alla memoria di Monsignor Mario Vassalluzzo, già vicario generale della diocesi, scrittore, giornalista, uomo di chiesa e di grande cultura. La benedizione, che sarà presieduta dal vescovo Monsignor Giuseppe Giudice, parteciperanno ai vertici sanitari di presidio ed aziendali. E continua al Teatro Diana di Nocera Inferiore la prima rassegna concorso Insieme, nuovamente in scena il 12 marzo la compagnia Autriatro con Prisma Mujeret. La rassegna è stata organizzata dall'associazione di volontariato In Famiglia Onlus e dall'associazione culturale Nocera Conta. La compagnia e i partecipanti contribuiranno alla raccolta fondi per l'abbattimento delle barriere architettoniche sul territorio di Nocera Inferiore. Una celebrazione in onore del Beato Tommaso Maria Fusco, presieduto dal Vescovo della Diocesi, Monsignor Giudice, si terrà domani alle 18 presso la Chiesa Madre del Corpo di Cristo di Pagani, a 150 anni dall'approvazione diocesana della Congregazione delle Figlie della Carità del Preziosissimo Sangue e del 15° anniversario della beatificazione. La festa liturgica in onore del Beato è stata organizzata dalla Forania di Pagani
unitamente alle figlie della Carità del Preziosissimo Sangue. In questa occasione il pastore presenterà il nuovo libro sul Beato Tommaso Maria Fusco, Trasformami per amore, e delle esperienze del Beato, della sua vita, della sua storia. Parleremo nell'approfondimento di oggi nel nostro Focus, in onda al termine di questa edizione del nostro telegiornale. In studio Madre Ofelia Marzocca. Ed ora per noi qualche breve istante di pubblicità. Torneremo tra poco con la pagina sportiva.